Il Cattolica ospita la Sampierana sul sintetico della Marignanese a causa dell'impraticabilità del Calbi e l'inizio non è dei migliori, tanto che al settimo Alassane spreca una grande occasione a tu per tu con Gozzi. Al quattordicesimo risponde la squadra di carta con Bernabucci e Gualtieri che fanno le prove per quello che sarà poi il gol del vantaggio, ma questa volta il tiro del Torello finisce alto. Dunque ancora pericolosa la Sampierana che al trentesimo sciupa un'altra ghiotta occasione con Pasolini che alza troppo un pallonetto vedendo Gozzi in uscita disperata. Due minuti dopo però il Cattolica inizia a suonare la carica con Gualtieri che, ben servito al limite da Capitan Mercuri, controlla e calcia al volo impensierendo Gentilini, bravo a deviare in angolo. Da questo momento i giallorossi prendono in mano il gioco e, come vi dicevo, Bernabucci e Gualtieri oggi si cercano e si trovano a meraviglia, così l'ariete giallorosso viene sbarcato in area e con la punta del piede anticipa Gentilini e sblocca la gara. Passano soli 60 secondi e il Cattolica mette in cassaforte il risultato con Nordonselli che scavalca il portiere avversario dopo un cross dalla destra con un tocco elegante ma soprattutto efficace. 2-0 e squadre al riposo, dal quale tornano con atteggiamenti meno determinati dando vita ad un brutto secondo tempo, padroneggiato dagli ospiti lasciati fare da un Cattolica anche troppo rinunciatario. Tuttavia i bianconeri tirano solo al 75esimo con Manenti che da lontano sfiora l'incrocio e all'89esimo quando riaprono la gara con il gol in mischia di Pasolini. Ma non accade più nulla e così ai giallorossi bastano le reti di Bernabucci e Ordonselli nel primo tempo per battere 2-1 la Sampierana e portare a casa i tre punti preziosissimi per consolidare il secondo posto in classifica.